Buongiorno, buongiorno, nuovo video, visto che il precedente aveva l'audio poco efficace, ma come vedete voi mi trovo al centro storico di Roma e sta piovendo. In questo momento una pioggia abbastanza fitta, il peggioramento è arrivato, eccolo, siamo vicino al Palazzo della Sapienza e vi aggiorno un attimo su quello che sta accadendo. Innanzitutto abbiamo visto quindi come l'evoluzione dei modelli preveda diverse aggiornamenti in cui si succedono le due ipotesi che abbiamo più volte detto, questo per metà mese. Andando per gradi però, adesso ci sarà l'ondata di freddo e il peggioramento che è in atto con piogge sempre più diffuse e nevicate a quote anche piuttosto basse nel Piemonte meridionale e poi dalle Alpi occidentali in propagazione verso le Alpi centro orientali con accumuli anche di una 20-30 cm, insomma di abbastanza significativi su quote superiori a 800.000 metri. E poi arriverà l'aria fredda 7-8-9 che farà abbassare molto le temperature con valori di meno 6-7 gradi a 1500 metri di quota. Ma è poi il grande bivio di cui ho parlato in tanti video, in cui riassumo anche adesso. E che cosa succederà a metà mese? Allora, già tutti a dire il blocco non tiene in Atlantico e quindi l'aria fredda non arriva dall'Artico. C'è una grande una disposizione del vortice polare che causa un grande sbilanciamento verso il settore siberiano ed europeo lungo il lobo siberiano, che diventa ellittico grazie all'innalzamento dell'anticiclone delle Azzorre, che quindi potrebbe allungare una lingua gelida, ma veramente gelida, che sull'Europa settentrionale centrale probabilmente arriverà comunque, ma che ha buone possibilità, ripeto, buone possibilità di arrivare anche nelle regioni italiane. Questo perché si sta monitorando la traslazione del blocco dall'Atlantico verso la Groenlandia. Se trasla troppo, come ho detto in tutti i video estesi che vi invito a rivedere, non arriva niente da noi, perché l'aria fredda finisce in Atlantico e non arriva perturbazioni e caldo. Ma oggi l'ultima emissione del modello americano ora ci manda almeno due colate geliche, veramente geliche, con valori meno 10, meno 12, meno 15 addirittura sulle Alpi a 850 ectopascal gradi, quindi a 1500 metri di quota. E quanto è probabile questa ipotesi? E allora, vi ho detto che varieranno in continuazione, ma al momento questa non è affatto meno probabile dell'altra, ripeto, ora che abbiamo un audio molto migliore. Di conseguenza, il blocco, partendo dalla considerazione che il vortice polare continua a essere molto debole, questo anche grazie all'aiuto della stratosfera, che se non risolutivo comunque dà un buon aiuto, e questo fa sì che la tenuta del vortice polare non è ottimale. Quindi basta un disturbo di un'alta pressione che punta verso l'Artico e facilmente colate fredde possono giungere. Nel caos dei diversi movimenti, le probabilità che giunga qualcosa nel Mediterraneo sono assolutamente concrete, ripeto, assolutamente concrete, dopo metà mese, quindi assolutamente da seguire. L'ultima emissione del modello americano è fantastica, e quella del modello europeo in prospettiva è davvero buona. Quindi ora che sentite bene, sentite questa evoluzione, vi dico che le cose potrebbero andare assolutamente molto bene. Un saluto dal Palazzo della Sapienza di Roma, proprio dall'università dove era un tempo, fantastico centro storico. Piove, ripeto, a Roma è arrivata la pioggia e vedremo gli aggiornamenti. Ciao ciao.